Devo prendere un po' d'aria. Mettiti pure comodo. Sarò fuori se hai bisogno. Dio santo, ma che cazzo fai? Sto analizzando il sangue. Posso controllarlo in tempo reale. Mi scusi, dovevo avvisarla. Ok, però non infilarti altre prove in bocca, intesi? Certo. Ah, porca troia, non ci posso credere. Perfette. Anche troppo, nessun umano scrive così. Chris, ha scritto qua. Sangue della vittima? Carlos amava divertirsi. La porta era chiusa dall'interno. Il killer è uscito di qua. Non ci sono impronte, a parte quelle dell'agente Collins numero 43. È successo settimane fa. Le tracce spariscono. No, questo tipo di suolo trattiene le tracce. Qui non viene nessuno da tanto tempo. Consideri fatto, tenente. Thank you.
stato pugnalato per 28 volte. Già, pare che il killer ci abbia preso gusto. Tenente, ho capito cos'è successo. Ah sì? Spara, sono tutto orecchi. Tutto è iniziato in cucina. Ci sono segni di colluttazione. La domanda è, cos'è successo di preciso? La vittima deve aver attaccato l'androide con la mazza. Questo corrisponde ai rilievi. Continua. L'androide ha pugnalato la vittima. Quindi l'androide avrebbe provato a difendersi, giusto? E poi che è successo? E la vittima è scappata in soggiorno. E ha provato a fuggire dall'androide. Sì, ha senso. L'androide ha ucciso la vittima con il coltello. Ok, la tua ricostruzione non è malaccio, ma non ci dice dove è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato e ha perso del Tyrium. Ha perso cosa? Tyrium, lo chiamate sangue blu, il fluido che nutre i biocomponenti di un androide. Ah. Evapora dopo qualche ora e risulta invisibile all'occhio umano. Ah, e scommetto che tu riesci a vederlo, vero? Esatto. Già. E cosa fai con quella sedia? Provvedo a verificare. Ah, verifica, sì.
Mi stavo solo difendendo. Mi avrebbe ucciso. Ti scongiuro. Non dirglielo. Connor, ma che cazzo sta succedendo? Qui, tenente! Oh, merda. Chris, Ben, venite immediatamente qui! Muovetevi!